Ciao, sono Alice Del Vecchio e sono una biologa nutrizionista e questa è Briciole, salute in tavola. È cominciato il conto alla rovescia per le feste natalizie, un'occasione ideale per godere della buona compagnia ma anche del buon cibo, motivo per cui capita di mangiare più del solito e questo può causare problemi digestivi o peggio, sensi di colpa. Quindi, come possiamo affrontare le feste natalizie per evitare ciò? 1. Siate comprensivi con voi stessi. Cominciamo dal messaggio più importante che spero capiate. Non bisogna giudicare il nostro comportamento alimentare in base alle abitudini che abbiamo durante le feste natalizie, che sono un'occasione in cui ci sentiamo più liberi di mangiare e hanno un periodo limitato dell'anno. La quantità e la varietà delle porzioni che mangiamo durante le feste natalizie non sono uguali a ciò che mangiamo durante tutto l'anno. 2. Non digiunare per compensare. Piuttosto, prima del pranzo o del cenone, opta per un pasto più light, quindi un secondo, un contorno. Ad esempio, un minestrone con legumi o pesce al vapore. 3. Di tutto un po' e non fare il bis. Le tavole natalizie sono ricche di portate, scegli una piccola porzione di ogni portata in modo tale da non rinunciare a nulla e da evitare eccessi calorici. 4. Scegli antipasti sfiziosi di verdura e pesce, lasciando formaggi e salumi per altre occasioni. Ad esempio, insalata di mare con polpo e carciofi, salmone marinato alle erbe, insalata di finocchio e melograno e infine il pinsimonio. 5. Che cosa bere? Non dimenticare di bere l'acqua. Evita bibite zuccherate gassate, scegli invece alternative con dolcificanti e mi raccomando di non rinunciare al brindisi, però non eccedendo con l'alcol. 6. Panettone o pandoro? Questi sono i dolci protagonisti del Natale. Scegli panettoni e pandori di qualità artigianali e non quelli industriali. 7. Fate una passeggiata in famiglia dopo il pranzo in modo tale da stimolare la digestione e non cedete subito al divano. Dalla vostra nutrizionista di fiducia è tutto, vi auguro un sereno Natale!